Il portellone è motorizzato e può essere aperto o chiuso automaticamente tramite il comando sul quadro della strumentazione, il telecomando o il pulsante del portellone. Se necessario, una breve pressione su uno dei comandi consente di interrompere il movimento del portellone. Dopo aver interrotto il movimento del portellone, sarà possibile manovrarlo manualmente o riavviare il movimento motorizzato mediante la pressione di uno dei comandi. L'altezza massima di apertura del portellone è regolabile, pertanto il portellone si ferma automaticamente nella posizione scelta. Una volta sollevato il portellone, regolare manualmente l'altezza nella posizione desiderata. Quindi memorizzare la posizione premendo il comando del portellone per più di 3 secondi. È possibile chiudere il portellone utilizzando i comandi già elencati. Il pulsante di chiusura è posizionato nella parte inferiore del portellone. La funzione di accesso facilitato del portellone consente di aprirlo o chiuderlo anche con le mani impegnate. Questa funzione è disponibile solo se il veicolo è fermo a motore spento e non nella modalità standby della funzione stop and start. Con la carta Renault indosso, eseguire un movimento ininterrotto del piede dalla parte posteriore verso la parte anteriore all'interno dell'area di rilevamento. La chiusura avviene allo stesso modo. In seguito al rilevamento del comando di chiusura, il portellone si chiude dopo circa 3 secondi e si avverte un segnale acustico. Con un'ampiezza di apertura di 1074 mm e un'altezza della soglia di 571 mm, l'accesso al bagagliaio è particolarmente facile. Il vano portasci del sedile unico posteriore indica che è possibile trasportare anche oggetti lunghi. Il pianale rigido in due sezioni offre un volume di carico di 86 decimetri cubici. Sono possibili due configurazioni, la posizione ribassata per il massimo volume di carico e la posizione rialzata per ottenere un pianale piatto quando il sedile unico è ripiegato. Una sezione del pianale può essere posizionata in verticale per suddividere il bagagliaio. Il sedile unico con ripartizione 1/3-2/3 è dotato del sistema Easy Brake, in modo da poterlo ripiegare dal bagagliaio mediante due leve. Il volume di carico di 572 decimetri cubici sotto il pianale copribagagli può raggiungere i 1700 decimetri cubici quando il sedile unico posteriore è ripiegato, mentre la lunghezza di carico passa da 1116 mm a 2010 mm. Per srotolare il pianale copribagagli, abbassare leggermente la maniglia, quindi accompagnarne il movimento. Per rimuovere il pianale copribagagli, liberare i punti di fissaggio. Per rimontarlo, l'operazione è la stessa.